chi piacciono i dolci? Anche il pubblico. Ok, a chi piace leggere? Molto bene, allora ci siamo, siete nel posto giusto. Vi racconto un po' qualcosa di questi libri, perché le ragazze mi stanno chiedendo se mi immedesimo di più in Meg o in Flo. Meg è la bambina protagonista che ha 9 anni. Voi quanti anni avete qui davanti? 8, 9, 9, ok, quindi come Meg praticamente. E lei è una bambina un po' pasticciona in realtà, che vuole sempre andare in cerca di avventure, ma alla fine combina un sacco di guai. E quindi il suo papà, la sua nonna con cui vive le dicono sempre di stare tranquilla, di non andare a cercare guai, a combinare pasticci, ma è più forte di lei. Nella storia la pasticceria di Flo nasconde questo grande segreto della magia, dei dolci magici. Sono dei dolci che servono a cambiare un po' il destino delle persone, quello che succede. Per esempio servono a far diventare le persone molto scontrose un po' più gentili, oppure qualcuno di molto timido un po' più socievole, un po' più capace di farsi degli amici. E così via. Qui questi due libri sono usciti la settimana scorsa e in autunno ce ne saranno altri due in cui la storia va avanti, quindi ci sono sempre Meg e Flo e nuove avventure, nuovi dolci magici, nuovi imprevisti.